I festeggiamenti si sono aperti con la rievocazione storica dei trasporti del quadro da Custonanci ad Erice. L'immagine della Vergine a ricordo di ciò che avveniva un tempo è stato sceso dal Duomo di Erice per essere portato a mano per un breve tratto dal sentiero che va dalla Casazza fino all'ex CSI dove un tempo c'era la cappella di Santa Maria delle Grazie. Qui, anticamente, il corteo religioso, dopo il lungo viaggio da Custonanci ad Erice, attraverso le mulattiere e i sentieri che attraversavano l'Agro Ericino, risalendo lungo il versante nord-est del monte, si fermava per posizionare il quadro nella vara e fare il suo trionfale ingresso nell'allora capoluogo del comune di San Giuliano. Un momento ricordato ogni anno oggi dalla comunità montisa con la fiaccolata e la rievocazione storica dei trasporti, l'ultimo dei quali risale al 1936. Questa fiaccolata, come ogni anno facciamo, rappresenta il trasporto che una volta si faceva da Custonanci ad Erice e quindi la Madonna che veniva portata con una cassa e attraversava tutto l'Agro Ericino, arrivando qua dove c'era questa cappella, ora magari è un edificio un po' più grande, questa cappella della Madonna delle Grazie, si ferma. Ma qua si usciva dalla cassa e si portava in processione e si porta anche stasera fino alla Chiesa Madre. Il quadro è passato da Porta Trapani, salutato dal suono delle campane, per poi entrare in matrice, come sempre piena di fedeli. Nell'ambito delle iniziative, il Comitato dei Festeggiamenti ha voluto proporre i Tableau Vivants, quadri mariani a cura dell'Associazione Pro Misericordia di Valderice. Un po' come avviene a Natale con la Bibbia nel parco, dentro alcuni cortili del centro storico ericino e nell'atrio della chiesa di San Martino, i figuranti hanno rappresentato sei momenti della Bibbia riconducibili alla Madonna. Mutando l'acqua in vino, dando inizio alla sua opera messianica e ottenendo la fede dei suoi discepoli. Donna. Mutando l'acqua in vino, dando inizio alla sua opera.